Il problema, Borgonzoni, è e allora e poi e li sgombriamo e dove li mettiamo? Non è questo e che problema, cosa succede? Ce l'avremo sempre. Li riportiamo in Nigeria? E chi ce li riporta? Io e lei andiamo insieme a riportarli in Nigeria. Quando, o in Eritrea, in però, questo caso sono Eritrei. Però questo problema noi l'avremo fin quando non ci dettiamo delle regole. No. Perché se noi dobbiamo accogliere quelli che arrivano e sono ragazzi, clandestini, il marocchino, l'egiziano, no, finisco velocemente. L'egiziano che vengono qua e li mettiamo a 35 euro in posti belli o brutti perché abbiamo visto no, di tutto. Guardi, non me ne frega nulla dei posti belli o brutti. Cooperativa quei soldi e poi non aiutiamo chi realmente dovrebbe stare qua, il problema continuerà a ripetersi, aumenterà sempre di più. O si fa una politica nazionale diversa, una politica nazionale che però deve essere legata, ad esempio per i rimpatri, noi diciamo ah ci sono stati con quei belli accordi ma facciamo fatica, ma abbiamo anche una serie di economia mista con questi stati, possiamo far pesare il potere che abbiamo con questi stati. Lei lo sa benissimo che il 20% dei migranti economici arrivano dalla Nigeria. Ma non è vero. Nigeria, ogni volta che noi bussiamo alle porte della Nigeria, noi abbiamo fatto dei campi profughi anche là. Ci dicono no, non li riprendiamo, non ce li rimandate. Là. Abbiamo fatto i campi profughi là e vanno rifatti là, come chiede anche il ministro degli interni tedesco. Perché certo, questa è l'unica soluzione. E infatti e la Nigeria non ci dà nessuna risposta. E chiudere una e risposta. Chiudere no, non è interlocutore. Altrimenti questa sarà la situazione che ma sono d'accordo con sempre. Lei, ma certo, e riportiamolo indietro.